Otto anonime barriere che sono diventate libri di storia in via Vittorio Veneto per raccontare Faillo, l'eroe della battaglia di Salamina, Milone, plurivincitore dei giochi olimpici antichi, Nicola la Piccola, esponente di spicco della pittura del barocco, Gaele Covelli, tra i più famosi pittori di fine Ottocento e inizio Novecento, Nicola Sculco, storico e mecenate, Warner Bentivegna, considerato uno dei grandi attori di prosa di tutti i tempi, Vincenzo Scaramuzza, compositore conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, Armando Lucifero tra i più grandi naturalisti italiani. Un progetto nato con l'obiettivo appunto di trasformare le barriere in uno spazio di creatività per contribuire a migliorare anche l'immagine della città. Bellezza, creatività, talento, senso di appartenenza, voglia di partecipazione. Questi gli ingredienti dell'iniziativa su via Vittorio Veneto in occasione della presentazione alla città delle opere di street art. All'iniziativa, insieme a tanti cittadini, erano presenti la squadra dell'associazione Oresto, capitanata da Gianni Pitingolo, il sindaco Vincenzo Voce, gli assessori Cretella e Pollinzi, consiglieri comunali e naturalmente gli alunni protagonisti del contest. La storia della città attraverso la creatività di questi ragazzi è raccontata con i volti dei personaggi che rappresentano il passato di Crotone, ma che possono diventare anche il futuro culturale per questi giovani. Presidente, presentiamo questa iniziativa di oggi. È un sogno che si realizza per l'associazione, per la città di Crotone, è un progetto condiviso con l'amministrazione comunale, quello di trasformare le barriere antiterrorismo in un museo a cielo aperto. È un progetto che noi avevamo presentato nel momento in cui abbiamo presentato alla città la nostra associazione nel 2019. E come ho sempre detto, piano piano ha preso corpo e oggi è diventato realtà. Un progetto che mi piace ricordare essere iniziato con l'ex assessore, l'amico architetto Nino Crugliano, e se oggi l'abbiamo portata a termine, io penso che una parte di questo progetto sia anche merito suo. Quanti sono gli artisti che hanno partecipato per la realizzazione di questo museo all'aperto? Gli artisti vincitori del contest sono stati degli alunni della seconda C della scuola media Giovanni XXIII, la terza B del liceo artistico Pertini Santoni, in più c'è Francesca Pio Varano che frequenta l'Istituto delle Belle Arti di Catanzaro. Hanno partecipato al contest Il cammino storico nei secoli di Crotone, hanno vinto con le opere che hanno realizzato e nella difficoltà di doverle portare a termine proprio sul luogo, proprio disegnando su dei blocchi di cemento, il risultato, lo vedrete questa mattina, sarà veramente un museo a cielo aperto. Cambiamo il volto della città e soprattutto della zona centrale. Ripartire riscoprendo i nostri luoghi e farli rivivere, soprattutto fare in modo che i ragazzi possano essere protagonisti di questo cambiamento. Perché sì, è vero, noi abbiamo deciso di restare, ma il fatto di rimanere non significa quello di obbligare le persone a rimanere a Crotone, ma sentirsi legate alla città. Quindi nel progetto di Oresto, che era partito esclusivamente per fare in modo di far capire che a Crotone si può rimanere, a questo punto il progetto prende un'altra forma e cerca di creare un legame, un ponte tra chi è andato via, per fare in modo che la nostra città possa avere un concreto ed effettivo sviluppo. Oggi si inaugura questo museo all'aperto e dobbiamo dire che è una bella iniziativa dell'Associazione Oresto con il contributo degli studenti. Assolutamente sì, quando c'è collaborazione, noi abbiamo ideato questo concorso, siamo stati felicissimi che le scuole hanno sposato tutti e gli otto i progetti e quello che ci fa felici come associazione è vedere che il corso sia animato dai nostri concittadini, al di là di Milone, Pitagora, Faillo, che sono persone illustrissime, ce ne sono stati altri che hanno amato e hanno fatto della città il loro centro. Il loro centro, siamo nel centro della città, quindi quale migliore progetto? E poi soprattutto questo significa far emergere
la passione per l'arte che c'è a Crotone. La passione per l'arte, anche se mi è consentita anche una certa fierezza nel vedere Nicola la Piccola, pittore illustre, Gaele Covelli, Lucifero, l'attore Bentivegna, e dire però la mia città ha prodotto personaggi illustri, anch'io potrei essere uno di loro e lasciarmi ispirare dall'esempio. Tutto ciò che è positivo fa bene a Crotone. Fa bene anche a noi. Francesca, che te ne pare di questa iniziativa? Allora, diciamo che io e la mia classe ci siamo sentiti molto partecipi, anche se non magari concretamente, però ci siamo sentiti molto partecipi perché con la professoressa ne abbiamo parlato, abbiamo visto alcuni dei vostri progetti e per me è la prima volta, quindi mi sento molto emozionata e sono molto felice di avere una professoressa come lei e di essere partecipe in questo progetto. Anche perché dobbiamo dire che dipingere è una bellezza anche per la nostra anima. Sì, ovviamente, certo. È un'espressione, quindi è davvero bellissimo. Poi per chi ne è appassionato non c'è cosa più bella. E tu sei appassionata di pittura? Sì, posso dire di sì. Ancora non hai realizzato? Ancora no, però sì. Preside, soddisfatta di questa mostra e di questo museo all'aperto, anche con il contributo dei suoi alunni? Mi piace molto l'espressione che lei ha usato, museo all'aperto. Certamente l'iniziativa è lodevole, ma è ancora più lodevole perché è partita dagli alunni. Proprio perché con questa espressione che lei ha usato all'inizio vuol dire che la scuola non può restare più ancorata agli spazi scolastici, ma deve uscire fuori, specialmente rapportandosi con le associazioni che sinora hanno fatto diversi servizi alla città. E specialmente questo sociale, nel senso che si avvicina ai giovani, è ancora più costruttivo secondo me. Lo dovremmo realizzare anche in altri momenti che sicuramente l'amministrazione comunale o altre associazioni sapranno cogliere. Sono questi momenti che i ragazzi vivono intensamente e che rimangono nella loro formazione proprio perché gli si dà la possibilità anche di cimentarsi all'esterno, quindi di spiegare anche le loro opere, perché si tratta di vere e proprie opere, non, anche perché il liceo artistico, chi viene al liceo artistico ha già delle caratteristiche, delle competenze in questo senso, e quindi è giusto che li possa espletare proprio all'interno della scuola e più là anche in altri tipi di formazione. Hai realizzato qualcosa per questo museo all'aperto? Sì, io ho dipinto Nicola Sculco, che fu uno storico nato a Crotone nel 1846 e fu noto per essere il promotore che ha fatto iniziare gli scavi archeologici di Capocolonna e ha fatto anche aprire il Museo Civico di Crotone. Quindi la cultura e l'arte della pittura danno la possibilità di scoprire sempre quello che è il nostro passato. Sì, sì. Soddisfatta? Sì, anche perché ci voleva un po' di colore a Crotone. Che cosa mi dici? Cosa hai realizzato? Io ho realizzato Warner Bentivegna, che è stato un attore molto importante per Crotone perché la sua tradizione, la tradizione italiana è riuscita a portarlo anche in America, ma anche quella calabrese. Prima di realizzare questo dipinto hai avuto modo di studiare quello che stavi facendo, quindi di capire chi era il personaggio che volevi rappresentare? Sì, sì, certo. Sei soddisfatta di questo museo all'aperto? Sì, è stata un'esperienza bella. Martina, cosa hai fatto? Io ho realizzato la figura di Vincenzo Scaramuzza, che è stato un grandissimo pianista, compositore, è riuscito ad andare in America, si è affermato soprattutto in Argentina. E questo personaggio di cui si parla oggi tanto, ma che nel passato era stato dimenticato, anche con la tua opera sarà sicuramente sempre più conosciuto. Soddisfatta tu? Soddisfattissima. Speriamo che piaccia al pubblico. Tu hai realizzato, se non sbaglio, la prima opera. Sì, ho realizzato la prima opera riguardante Milone. Penso sia una delle figure storiche
conosciute più in tutto il mondo, però al tempo stesso sconosciuta nella nostra città. Realizzare queste opere e sapere che sono esposte al pubblico così, in questo museo, diciamo, all'aperto, che cosa rappresenta? Penso che rappresenta intanto un orgoglio nella nostra città, in quanto siamo tutti ragazzi dalle scuole medie fino al liceo o fino alla mia età che vado appunto all'università, e quindi io penso che dà anche un po' di speranza a questa città, che dicono che i giovani se ne vanno, invece noi giovani hanno deciso, hanno lottato e hanno lavorato per 3 giorni fino alle 6 di sera qua, senza sosta e senza fermarsi mai. Un museo all'aperto, una bella novità! Bellissima, bellissima. Aver visto in questi giorni tanti giovani cambiare il volto a questa piazza è stata veramente bellissimo. Grazie all'associazione Io Resto, un'iniziativa che stiamo portando avanti da diversi mesi e oggi vede l'inaugurazione di questi disegni straordinari. Quindi oggi lei non può dire nel passato non hanno fatto niente per questa città, nel suo momento c'è invece già questa prima bella iniziativa. No, ma io non dico che in passato non hanno fatto niente, rispondo anche con lo stesso, diciamo, ironia. Qua il cambiamento inizia dalle piccole cose e, se vogliamo, questo il cambiamento della città di Crotone inizia anche da questi disegni e da questi murales, perché vede... E vedere una carta a terra e fare un video e postarlo è una cosa, io dico, non bella. È più facile vedere la carta a terra, è dignitoso raccoglierla e metterla in un cestino. Però dobbiamo dire che, ecco, avere queste opere qui per la città, nella zona centrale della città, può attirare anche l'attenzione di cittadini che arrivano da altre parti. Ma certo, certo, è una cosa bellissima. Crotone è una città priva di colori, guardi, se notiamo, andiamo in giro, si vedono pochi murales, pochi disegni. Veramente la bellezza inizia da queste piccole cose, trasformare la città da queste piccole cose è importantissimo. Siete soddisfatte come insegnanti di questo premio e di questa iniziativa del museo all'aperto? Allora, è stata una triplice vittoria, sia perché abbiamo colto l'occasione, l'opportunità che ci ha dato l'associazione Io Resto, il comune di Crotone, per promuovere la conoscenza del nostro territorio e quindi fare andare i ragazzi alla scuola al di là delle loro conoscenze insomma, storiche. È stato un compito di realtà questo della cittadinanza attiva, promosso appunto attraverso questa comunicazione artistica supportata dalla collega docente di arte, la collega professoressa Gemma Cariti, che ha visto la trasversalità quindi di questo lavoro, non solo dal punto di vista storico, artistico, umanistico, letterario, matematico, geometrico, perché i ragazzi hanno dovuto appunto lavorare anche sulle misure, sulle dimensioni, ma è stato un successo anche perché i ragazzi si sono rapportati col passato, col nostro presente e col futuro, hanno immaginato quali potessero essere i valori che potevano essere trasmessi da questi eroi, da questi personaggi che hanno dato gloria alla città di Crotone. E quindi hanno voluto essere, ecco, come dei messaggeri, dei nuovi messaggeri, dei nuovi faillo sono questi alunni della nostra scuola e della scuola, delle altre scuole, per svegliare da un torpore, diciamo, no? Per svegliare dal torpore la nostra città. E quindi quale migliore risultato di quello personale? Fare qualcosa di concreto per la propria città. E abbiamo visto pure il successo da parte della gente, degli artisti che sono venuti, hanno partecipato, hanno condiviso questo momento promosso dall'associazione Io Resto. Quindi penso che veramente gli ideali greci, gli ideali di unità, di democrazia, di pace, di senso comune, di senso del bene comune, faillo oggi 2021 è riuscita a realizzarli. Quindi abbiamo il nuovo faillo, cioè la rinascita di faillo.
Ringrazio anche lo scrittore facente che ha donato ai ragazzi, alla Giovanni XXIII, i libri. Diciamo che loro avevano già iniziato in prima media, sono ragazzi di terza media, avevano già iniziato a leggere qualche pagina di questo libro, avevano fatto delle interviste immaginarie su questo faillo che sono state raccolte e documentate, e in un successivo momento quindi loro hanno realizzato, ecco, quest'opera a livello artistico. Va benissimo. Professoressa, una domanda che le faccio è questa: l'argomento, il tema che è stato scelto è quello chiaramente del nostro passato, ma in particolar modo voi avete scelto faillo, ma voi o vi è stato detto di realizzare questa tela su faillo? No, l'abbiamo scelto in base ai personaggi di Crotone e i ragazzi sono stati entusiasti perché conoscevano la storia di questo personaggio, quindi si sono buttati con grande entusiasmo in questa esperienza. È stata qualcosa di meraviglioso perché erano già 2 anni che i ragazzi non lavoravano sul campo, quindi è stata veramente un'opportunità grande per loro. Il recupero della nostra storia è fondamentale per i giovani? Certo, certo. A scuola stiamo lavorando su questo tantissimo. Tu cosa hai fatto? Faillo insieme ai miei compagni. Hai prima studiato questo personaggio? Beh, sinceramente no, ma mi sono appassionata dopo aver sentito la storia e mi è piaciuto molto. Dopo che Federica ha realizzato il disegno, la professoressa ci ha proposto questo lavoro e abbiamo accettato. Tu hai realizzato il disegno e dobbiamo dire che c'hai questa passione? Sì, sì, ho preso questa passione da mia mamma che è anche una pittrice. Qual è stato il tuo ruolo nella realizzazione di questo murales? Non lo so, varie cose. Abbiamo fatto gli scudi, io ho fatto gli scudi, ho realizzato le colonne del tempio, le ho sistemate, varie cose, il cielo, non ho fatto granché. È stato un lavoro di gruppo? E voi giovani siete pronti a questo, a fare lavori di gruppo? Sì, perché no? L'idea che quello che avete realizzato è qui esposto e che lo potranno vedere tutti, che cosa rappresenta? Abbiamo abbellito la città e questo è l'importante. Quindi siete dell'idea che questa città va abbellita e che il vostro contributo è fondamentale? Sì, certo, perché è molto importante. Dobbiamo ringraziare anche la compagnetta Rebecca che ha partecipato, anche lei oggi non sta bene, non è qui con noi. È un passo in avanti per Crotone. Certo, ce ne vorrebbero tantissime di queste esperienze ogni giorno.